Integrazione e ricongiungimento familiare. Questo è il titolo di un convegno ospitato a Torino e organizzato dall'associazione Nuova Generazione Italo-Cinese. Questo è il primo appuntamento dove andiamo a illustrare i primi risultati di questo progetto Forma, che ha questo obiettivo di migliorare il processo del ricongiungimento familiare, in particolare rivolto ai 10 paesi d'origine, compreso la Repubblica Popolare Cinese. In questo momento tutti i servizi rivolti alla famiglia, quindi presentazione di stanza, richiesto di visto d'ingresso, la formazione prepartenza, siamo ancora in una prima fase, però sappiamo che migliorando tutto questo processo, uno, riusciamo a tutelare meglio il diritto di famiglia, riusciamo dal punto di vista integrale a facilitare, a semplificare il processo di integrazione sociale, accesso ai servizi quali scuola, sanità, lavoro, addirittura nuove imprese. Quindi è un appuntamento molto importante, infatti stamattina confrontiamo con vari responsabili dei patronati dove gestiscono a livello nazionale più di 2.800 sportelli. Cerchiamo di facilitare l'accesso in questi sportelli da tutte le famiglie migranti. In che modo possono migliorare queste procedure? Da una parte tramite studi e ricerche, dall'altra far emergere tutti i punti critici, individuando una soluzione coordinata, condivisa da tutti gli operatori coinvolti in questo processo. Per esempio, per quanto riguarda la comunità cinese, no, che hanno enormi difficoltà linguistiche, abbiamo applicato anche delle nuove tecnologie. Usiamo il sistema WeChat, dove possono rivolgersi a questa piattaforma 24 ore su 24. Sì, ci sono ancora questi nodi da sciogliere in questo contesto. E purtroppo in questo processo sono coinvolti più sistemi, ovvero più ministeri, Ministero del Lavoro, Ministero dell'Interno, Affari Esteri, e ognuno ha un sistema suo. Solo che questo processo tocca tutti i ministeri, quindi dobbiamo creare dei punti sinergici condivisi, solo così riusciamo a abbreviare i tempi.